Nel marzo del 1993 una signora di Roma mi scrisse per pregarmi di mettermi in contatto con sua figlia di nome Romina. Trascorsero quasi 3 settimane senza ricevere alcun messaggio da parte della bambina, finché una notte vidi davanti al letto 5 bambini in cerchio che giocavano tra loro. Ridevano allegramente, erano gioiosi e spensierati. Erano immersi in un'atmosfera particolare. Attorno a loro c'era una luce bellissima che è difficile da descrivere. La scena era paradisiaca e trasmetteva un profondo senso di pace. Avvertì che tra loro c'era Romina, anche se all'epoca non la conoscevo perché la mamma non mi aveva ancora spedito una sua fotografia. Avrei voluto chiedere chi tra quei bimbi felici fosse Romina per sapere se desiderava scrivere alla mamma, ma l'immagine svanì mentre formulavo quei pensieri e mi trovai nel buio della mia stanza da letto. Romina, la settimana dopo, mi apparve nuovamente. Questa volta era sola e potei osservarla con attenzione, una bimba di 7-8 anni con il visetto rotondo, zigomi alti e sporgenti, occhi dall'espressione profonda, capelli castani che le arrivavano alle spalle e con la frangetta tagliata appena sopra le sopracciglia, nasino e bocca ben modellati. Visto che l'immagine perdurava davanti ai miei occhi, mi venne spontaneo chiederle: Romina, vuoi che scriviamo a tua madre? Non questa sera, sei troppo stanco. Riposa, ritornerò. Così dicendo svanì. Era stato così dolce e bello quell'incontro che mi addormentai subito con un'intensa sensazione di pace nel cuore. Il giorno seguente la descrissi telefonicamente alla madre, che rimase sbalordita dalla descrizione perfetta della figlia. Con grande entusiasmo mi inviò una fotografia e così potei riscontrare che la bambina appariva proprio come l'avevo vista io nel cuore della notte. Ritornò dopo alcune settimane alle prime luci dell'alba. Le chiesi: Romina, vuoi che scriviamo alla mamma? Questa volta sì. E così, sotto dettatura, scrissi una lettera semplice ma piena d'amore a sua madre, che era stata intrepida attesa per tanto tempo, un periodo lungo che lei aveva trascorso sostenuta dall'intima certezza di ricevere un messaggio dalla sua amata figliola dall'aldilà. Per me, bambine come Romina sono angeli che rallegrano il creato. Chiara Estelio Semeraro. Email: info@rosa-bianca.net.